professionale dell'Asto 5. Lui qui oggi rappresenta la segreteria regionale della Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa, nonché componente della FISM, che è la Federazione Italiana delle Società Medico-Scientifiche. Questo per dare anche una visione regionale del movimento fisico. Allora, mi sono guardata un po' di cose, dottor Parodi. Mi sono guardata un po' di materiale, dottor Parodi. Allora, dal 2020-21 ad oggi ci sono, da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, da parte del Ministero della Salute e da parte anche della Regione Piemonte, l'ultima legge del 15 dicembre del 2022, tutta una serie di spinte per andare verso un trend che è il movimento fisico importante. Il movimento fisico è importante in una persona sana, ma è soprattutto importante in una persona che ha delle patologie. Quindi sempre più si parla di attività fisica adattata. E nell'ultima legge regionale si parla addirittura di palestre della salute. Ci vuole dare un excursus di questo mondo? Bisogna muoversi. Come ci bisogna muoversi, dottor Parodi? Beh, lei è andata subito sul tecnico, quindi no. È un po' difficile in pochi minuti fare tutte queste distinzioni. Però cerchiamo di andare con ordine. Diciamo che il concetto che l'esercizio fisico sia uno strumento importantissimo per la salute, sia per le persone sane in chiave di prevenzione, sia per le persone che hanno anche qualche problema di salute in chiave di strumento per modificare il decorso di quella eventuale patologia, è un concetto che è nato già di diversi anni. La stessa scuola di specializzazione in medicina dello sport è stata fondata da un fisiologo dell'esercizio fisico che ha detto: dobbiamo usare l'esercizio fisico per far star meglio la gente. Poi l'esercizio fisico può essere fatto attraverso l'attività fisica, attraverso anche la pratica sportiva, ma sempre più o meno di esercizio si va a parlare. Quello che hanno fatto questi ultimi documenti è un tentativo di normare l'utilizzo dello strumento esercizio fisico nell'ambito della prevenzione primaria che si fa sulle persone affinché non contraggano malattie croniche, lo contraggano il più tardivamente possibile, e qui siamo nel campo di promuovere la pratica di attività fisica con tutti gli strumenti possibili. E questi ultimi documenti cercano anche di far sì che lo strumento esercizio fisico venga utilizzato nelle persone con patologia cronica. Infatti ho visto, si parla di insufficienza respiratoria, si parla di persone... Guardi, se lei mi chiede di fare un elenco degli aspetti che riguardano... la possibilità di intervento dell'esercizio fisico, io parto dalla testa e arrivo fino ai piedi. Voglio dire che le patologie cosiddette esercizio sensibili sono numerosissime. Andiamo dalle patologie cardiovascolari a quelle respiratorie, a quelle oncologiche, a quelle nefrologiche, a quelle reumatologiche e a quelle neurologiche. E sicuramente l'esercizio fisico ha un ruolo importantissimo sul sistema cardiocircolatorio e su quello metabolico. Ma a seconda della patologia si differenziano i movimenti? A seconda della patologia noi dobbiamo andare a incidere in maniera effettiva, non apparente, sull'aspetto cardiocircolatorio e su quello metabolico, e quindi dobbiamo lavorare con degli esercizi che siano innanzitutto di carattere aerobico, cioè attività fisiche fatte a intensità controllata o comunque ben modulabile ma protratta nel tempo, e dobbiamo poi lavorare anche sugli aspetti dell'attività muscolare, cioè sul miglioramento dell'efficienza muscolare. Il muscolo... Sono i pesi quelli? No. Come? Non sono pesi.
Beh, ci sono diversi sistemi, a volte lo stesso tipo di esercizio fisico produce effetti sull'efficienza muscolare, altre volte si tratta di fare delle attività in palestra, eventualmente anche con pesetti oppure a corpo libero, che però esercitano il muscolo. Senta, le palestre della salute? Diciamo che la legge che lei ha citato il 15 dicembre più che altro è una presentazione di una proposta, bisognerà entrare poi nel contenuto. Le palestre della salute sono delle palestre all'interno delle quali possono essere svolte due tipologie principali di attività: l'attività fisica adattata per persone che possono svolgere attività fisica in maniera abbastanza libera, oppure per persone che hanno di per sé una qualche problematica nell'accedere a un vero e proprio esercizio fisico. A parte l'attività fisica adattata, ci sono poi le attività di esercizio fisico strutturato, che sono mirate maggiormente alle persone con patologie e dove è prevista anche una vera e propria prescrizione dell'esercizio fisico da parte dal curante o da parte del medico dello sport, perché in certi casi si tratta di andare a definire qual è l'esercizio fisico da fare in termini di tipologia, intensità e quantità, perché nelle persone con patologia cronica c'è un quadro clinico di mezzo. Il quadro clinico può essere poco importante, ma può essere invece significativo e anche molto importante, e quindi in questi casi chi opera nelle palestre della salute non credo che possa essere in grado di fare tutto liberamente per conto suo. Infatti adesso passiamo alla parte, diciamo, più clinica, quindi da lei, dottor Rovere, vorrei sapere qual è il ruolo del fisiatra nel movimento fisico? La mia disciplina è una disciplina che si occupa fondamentalmente della disabilità, cioè di quelle che sono le limitazioni alle quali può andare incontro sia nella relazione, nella partecipazione alla vita sociale, sia nella funzione, no, in sé. E quindi è evidente che, come ha detto prima il collega Paroli, l'attività, il movimento è fondamentale in termini di benessere e di salute. Quindi se è importante per la persona sana, tenete presente che diventa anche ancora più importante per la persona che ha una patologia cronica oppure ha avuto in qualche modo una malattia che ha limitato in qualche modo questa funzione. Quindi la medicina fisica riabilitativa, quindi la riabilitazione, cerca di portare l'individuo, tenete presente che l'attività è strutturata in team, cerca di garantire la continuità di un percorso, quindi cerca, collaborando anche con lo specialista d'organo, quindi parlo di ictus, parlo di cardiopatie, parlo di malattie dell'apparato respiratorio, parlo dell'adulto ma parlo anche dell'età evolutiva, perché tenete presente che anche i bambini devono essere ricompresi all'interno di questo percorso, cerca di portare queste persone a livello funzionale migliore. L'OMS dice: non guardate ciò che l'individuo non può fare, cercate di guardare quello che riesce a fare e puntate su quello per fare in modo di motivarlo e quindi incentivare sempre di più il movimento e la partecipazione. Importante, ecco, l'attività fisica. La motivazione è importante perché va a stimolare in qualche modo la dopamina. Ma sicuramente ci sono tutta una serie di c'è un'attivazione neuroendocrina, quindi ci sono tutta una serie di mediatori che permettono di far compiere poi le azioni, no? Noi qui siamo in un ambiente chiuso, andare all'aperto, quindi la luce, il fatto di fare all'aperto queste attività è assolutamente, ha un'azione di tipo neuroendocrino, cioè un rilascio di dopamina, quindi poi alla fine che aumenta questa voglia di fare, no? E poi c'è invece il discorso noradrenalinico, che poi permette l'impulso, che permette ai muscoli di lavorare, quindi sicuramente l'attività all'aria aperta. Comunque lo sappiamo, no? Quando ci muoviamo o abbiamo dei colleghi, degli amici che si muovono con regolarità, quando non riescono a fare attività fisica vanno in crisi, e invece ci sono quelli che non si muovono e non vanno in crisi mai, è giusto?
L'approccio biopsicosociale di cui ho sentito parlare nell'ambito della fisiatria, cos'è? Sì, è evidente che quando ci si occupa di una persona bisogna farlo nel suo complesso, no? E quindi c'è un corpo, ma c'è sicuramente una mente. E quindi è importante, per esempio, l'attività di gruppo anche per questo motivo, perché c'è una relazione, si instaura tra le persone una relazione, e la relazione tra le persone diventa poi un volano, no? Quindi un modo per fare le cose, no? Quindi da soli diventa difficile. Quindi questa, volevo aggiungere, approfittare di questo momento, come diceva prima Parodi, sono state messe in campo tutta una serie di dispositivi di legge, no? Sparato il palestra della salute e tutto. Sono tutte scritte, eh? Adesso bisogna dare gambe a questi documenti, no? A proposito di movimento. Quindi se non si riesce a tradurre questo nella realtà, ahimè, questo potrebbe rappresentare veramente una grossa sconfitta. Dottor Parodi voleva specificare qualcosa? Sì, volevo incoraggiare un pochino, perché è vero che le palestre della salute sono su carta, come dicevamo prima, e staremo a vedere quali saranno i contenuti effettivi. Però, insomma, ormai è da quasi 15 anni che in sanità vi sono dei percorsi di prescrizione e somministrazione dell'esercizio tramite il medico dello sport per persone con patologie croniche, in cui il medico dello sport, che è lo specialista dell'esercizio fisico, valuta non solo il quadro clinico generale, ma proprio anche le capacità di adattamento all'esercizio della persona con patologia e prescrive l'esercizio fisico che dovrà essere fatto, ma tutto questo in collaborazione multidisciplinare col diabetologo, col neurologo, col nefrologo, col cardiologo, eccetera, eccetera, eccetera. Solo che queste attività sono fatte da circa 15 anni, hanno fatto parte del precedente piano della prevenzione che si è concluso nel 2019, sono state fatte a titolo esemplificativo, hanno portato a un documento ufficiale regionale che però deve essere messo, come dire, a regime su tutte le ASL del Piemonte, e si pensa probabilmente di riuscire a farlo anche attraverso lo strumento della palestra della salute. Tutto questo per dire che è vero che abbiamo dei documenti su carta, ma abbiamo già delle esperienze importanti e validate non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale. Pensate al progetto Trapianto e Sport, che ha coinvolto centinaia e centinaia di pazienti trapiantati e dove la Regione Piemonte ha avuto una partecipazione importante. Avete delle domande? Io direi che abbiamo concluso, siamo stati chiarissimi a questo punto. Bene, un applauso al dottor Rovere e al dottor